Buonasera, ben trovati. È un pochino che non ci vediamo, sono stata un po' impegnata con il lavoro. Bene. Stasera la mia cena è composta da un bel tentacolo di polpo rosticciato con le zucchine e i pomodorini piccadilli. Allora, il tentacolo di polpo, eccolo qua, guardate che bello. L'ho già lessato in acqua con un pochino di vino e un pochino di sale. Vedete? Eccolo qua, bello cotto e già lessato. Perfetto. Le zucchine invece, eccole qua, le ho tagliate, vedete, abbastanza grandi. Buonasera a tutti. E le ho passate per qualche minuto in microonde. E ho preparato dei pomodorini piccadilli tagliati a metà. Ora abbiamo la padella che sta scaldando, mettiamo un pochino di olio extravergine e un pochino di olio all'aglio e peperoncino, oppure semplicemente mettete un pochino d'aglio e un pochino di peperoncino. Io utilizzo questo per una questione proprio di comodità, è già bello insaporito. Ecco qua, mettiamo i due cucchiai e così abbiamo risolto con l'aglio e il peperoncino. O se no prendete semplicemente uno spicchietto d'aglio e un pochino di peperoncino e lo aggiungete. Facciamo scaldare e mettiamo anche due filettini di acciughe. Li facciamo sciogliere nell'olio, li facciamo soffriggere. Una volta che è soffritto, aggiungiamo i nostri ingredienti. Come vedete, questa è una bella padella grande. Li andremo proprio a saltare velocemente, quando sono già cotti, non hanno bisogno di altra cottura, quindi li salteremo, li rosoleremo per benino e poi li andremo ad impiattare. Metteremo un pochino di sale, quanto basta. Si trova il sale. Eccolo, prendiamo il sale, adesso il nostro sale, eccola qua, il nostro filetto di acciuga. Buonasera, un attimo che metto gli occhiali. Ciao Gamal, sto cucinando il polpo rosticciato con le zucchine e i pomodorini piccadilli. Allora, il polpo l'abbiamo già lessato. Eccolo qua. E lo possiamo mettere in padella. Mettiamo anche i nostri pomodorini. Ciao John! Grazie, grazie! A Taranto il pesce ce l'avete buono, eh! Ecco fatto! Semplicemente in questo modo. Quindi avete bisogno di una bella padella grande, in modo che fate rosolare bene il tutto. Fiamma viace. Deve proprio rotolare, quindi gli ingredienti, a parte i pomodori, le zucchine, il polpo è già cotto,
E le zucchine le abbiamo precotte un pochino nel microonde, così molto velocemente. Ecco qui. Possiamo mettere un pochino di sale, quindi abbiamo messo aglio, peperoncino, grattugiato di acciuga e andiamo a mandarlo. Abbiamo fatto soffriggere, abbiamo fatto sciogliere il pezzo di acciuga. Ecco qua il nostro pochetto. Piatto è quasi pronto, avete visto? Veloce, 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 veloce. Ciao Alberto. Eccoci. Vedete? Si sono rosolate. Anche i nostri pomodorini vanno soltanto rosolati, eh? E poi mettiamo alla fine del piatto, metteremo un pochino di limone quando andremo a mangiare e un po' di prezzemolo. Il nostro piatto praticamente è già pronto. Quindi la cosa più lunga da fare è far cuocere il polpo in acqua. Quindi metto un pochino di acqua, un pochino di vino, un pochino di sale e lo fate cuocere. Dopodiché, possiamo spegnere e possiamo comporre il nostro piatto. Quindi, prendiamo il polpo e le nostre verdure. Ecco. Avete visto che sono stati velocissimi. Giusto il tempo di farli rosolare un pochino. Non ha bisogno di tanto cottura in padella. Aspetta, eh. Aspetta che leggo. Sì, ho messo, Alberto, ho messo l'olio, all'aglio e il peperoncino, però potete mettere semplicemente, anche se non avete proprio l'olio già fortificato in questo modo, mettete un po' di aglio e un po' di peperoncino. Aglio, peperoncino e due filettini di acciuga. Semplicemente, e dell'olio extravergine. Ecco qua, non c'è bisogno di altro. E ci mettiamo poi un pochino di prezzemolo. E un pochino di limone. Il nostro piatto è già bello che è pronto. Eccolo qui. Ecco qua il nostro piatto. È pronto. In questo caso la mia cena. Quindi zucchine, pomodorini e tentacolo di polpo. E grazie della vostra attenzione e vi prometto che ci vedremo per un'altra ricetta presto. Ok? Per il momento vi ringrazio della vostra attenzione e io vado a cenare. Quindi bacio, un abbraccio e a presto. Quindi se vogliamo ricapitolare, abbiamo lessato il tentacolo di polpo, scottato le zucchine nel microonde per qualche minuto e abbiamo saltato il tutto in padella con olio, aglio, peperoncino, filettino di acciuga. Li abbiamo saltati a fuoco vivace, dopodiché abbiamo messo del prezzemolo e del limone. Quindi vi ringrazio di nuovo, vi mando un caldo abbraccio, un grosso bacio. Grazie, ciao! Grazie a tutti, ciao Jimmy e ciao Carmen. Ciao, a presto!